SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. Domenica di voto per oltre 3 milioni di emiliano-romagnoli chiamati alle urne per eleggere il prossimo Parlamento. Alla Regione sono assegnati 29 seggi per la Camera e 14 per il Senato. L'incognita maggiore resta quella dell'affluenza. Sono stati migliaia i giovani scesi in piazza per lo sciopero globale per il clima indetto da Fridays for Future. Bologna e Forlì hanno risposto all'appello con centinaia di persone tra canti, balli e gli interventi degli attivisti. L'aumento dei costi per gas ed energia elettrica sta mettendo a rischio l'attività dei 45 ospedali privati in Emilia-Romagna, i cui bilanci 2022 sono già compromessi, al punto da richiedere l'intervento dei soci. È quanto denuncia l'associazione AIOP regionale. Sì alla velocizzazione della Mare Chiese, ma niente tracciati alternativi a quello attuale. Questa è la posizione della provincia di Rimini sulla riqualificazione della mobilità dell'entroterra riminese. A Bologna si festeggia l'ottavo centenario del discorso di San Francesco da Piazza Maggiore con la 14ª edizione del Festival Francescano, un evento che unisce la comunità dei credenti, ma anche spunto di riflessione sui grandi temi d'attualità. Calcio, il Cesena non riesce a sbloccarsi nel match contro il Pontedera e incassa un altro pareggio casalingo. Ai bianconeri non è bastato l'iniziale vantaggio firmato da Udo per evitare la rimonta degli ospiti, a segno con Benedetti. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati, nuova edizione serale del nostro notiziario. Apriamo con tutte le informazioni per le elezioni politiche che si tengono nella giornata di domani. Oltre 3 milioni di emiliano-romagnoli sono chiamati alle urne per eleggere il prossimo Parlamento. 29 seggi per la Camera e 14 per il Senato sono quelli assegnati alla nostra regione. Ma sentiamo tutti i dettagli in questo servizio. È scattato il silenzio elettorale. Per capire quale Italia uscirà dal voto del 25 settembre, bisogna attendere lunedì, quando sarà di fatto archiviata l'esperienza del governo di unità nazionale. In Emilia-Romagna sono 3.300.000 gli elettori chiamati alle urne per scegliere complessivamente 43 parlamentari, 29 alla Camera e 14 al Senato. Numeri più bassi rispetto al 2018, quando la regione poté contare prima del taglio dei parlamentari su 67 rappresentanti. Si vota solo domenica, dalle 7 alle 23, e il metodo elettorale è un mix tra maggioritario e proporzionale. Per la Camera, 11 seggi sono attribuiti nei collegi uninominali, quelli dove passa solo il candidato che prende più voti. 18 seggi sono invece a disposizione del plurinominale, sono cioè distribuiti proporzionalmente ai voti ottenuti a livello nazionale. Al Senato i seggi sono 5 attribuiti nei collegi uninominali e 9 in quelli plurinominali. Un metodo elettorale dunque complesso che ha portato la regione a spezzettarsi in 3 collegi plurinominali e 11 uninominali, diversi fra loro, che quasi mai coincidono con i confini provinciali. Nel 2018 l'affluenza dell'Emilia-Romagna fu del 78%, occhi puntati sul nuovo dato che molti temono sarà inferiore.
Per votare si può barrare solo il nome del candidato uninominale oppure solo un simbolo di partito oppure un candidato e una lista collegata. Mentre non si può mettere la X su un candidato e su una lista non collegata. Sono stati migliaia di giovani e giovanissimi scesi in piazza per lo sciopero globale per il clima, indetto dai Fridays for Future Bologna Forlì. Hanno risposto all'appello con accuse alla classe politica e anche appelli per un mondo senza combustibili fossili. Sentiamo. 3 miliardi al giorno per i colossi petroliferi che gettano ancora benzina sulla nostra casa in fiamme! Per questa piazza è quale voto senza rappresentanza, perché appunto vicino alle elezioni vogliamo dimostrare che se non si prende seriamente la crisi climatica e non si porta veramente delle vere proposte in il Parlamento e ai governi, è inutile che ci chiedano un voto se poi non veniamo rappresentati in Parlamento. Bologna risponde alla chiamata di sciopero globale per Fridays for Future incassando migliaia di presenze. Un corteo di cui non si riesce a vedere la fine è partito da Piazza Verdi al grido di giustizia climatica e azione collettiva o suicidio collettivo e ha sfilato per le vie del centro storico tra canti, balli, rulli di tamburi e diversi interventi degli attivisti e delle attiviste. Sul tavolo i temi globali dell'agenda climatica, trasporti, energia, lavoro, edilizia popolare e acqua, ma anche durissimi attacchi a una classe politica accusata di essere arroccata nei suoi interessi. Sotto attacco il governo Draghi e l'amministrazione bolognese per l'approvazione del passante di mezzo che prevede l'allargamento dell'autostrada a Bologna. Opera assurda, dicono i manifestanti, che ci condanna ancora per decine di anni ad avere trasporti basati su combustibili fossili. Risponde all'appello anche Forlì, con qualche centinaia di manifestanti scesi in piazza per la giustizia sociale e climatica. L'aumento dei costi per gas ed energia elettrica sta mettendo a rischio l'attività dei 45 ospedali privati in Emilia-Romagna, i cui bilanci 2022 sono già compromessi, a quanto denuncia l'Associazione dell'Ospedalità ospedalità Privata Regionale. Vediamo. L'aumento dei costi per gas ed energia elettrica sta mettendo a rischio l'attività dei 45 ospedali privati in Emilia-Romagna, che si ritrovano a fare i conti con un aggravio che si aggira attorno al 10% e ricadute della crisi energetica anche su tutta la catena dei fornitori. E quanto denuncia l'AIOP, Associazione dell'Ospedalità Privata Regionale, attraverso una lettera indirizzata al governatore Stefano Bonaccini, con la richiesta di un incontro anche con l'assessore regionale alla salute Raffaele Donini e il direttore generale Luca Baldino per evitare il tracollo del settore sanitario. Siamo veramente in un momento drammatico. Pensiamo sia la strada quella di considerare le strutture private accreditate come gli ospedali pubblici, quindi come seconda gamba del servizio sanitario pubblico. I bilanci del 2022, sottolinea Natali, sono compromessi al punto da intaccare le riserve delle singole società e richiedere un intervento dei soci. In questo scenario, rimarca quindi il numero uno dell'associazione, si rischia di vanificare anche tutti gli sforzi messi in campo con l'ultimo accordo regionale per il contrasto alle liste d'attesa. Credo che in questa regione l'integrazione che si è realizzata nel tempo fra il sistema pubblico-pubblico e il sistema privato accreditato sia fortissima e c'è una compenetrabilità dell'azione che si è manifestata col Covid in modo esemplare e oggi è sul terreno della battaglia contro le liste d'attesa. È un obiettivo che richiede che tutti gli ospedali siano in piena forma, in piena capacità produttiva e questa crisi, questa difficoltà sui costi rischia invece di affossarci, di indebolire e di mettere a rischio gli obiettivi che la Regione si è data, anche con noi in modo assolutamente trasparente, condiviso e integrato.
La cronaca, un imprenditore riminese titolare di un'agenzia di recupero crediti è stato denunciato per aver ottenuto illecitamente aiuti Covid. I finanzieri del comando provinciale di Rimini gli hanno infatti sequestrato 3 milioni sui conti correnti societari. L'imprenditore è indagato per indebita percezione in quanto avrebbe ottenuto un finanziamento garantito dallo Stato e rientrante nelle misure urgenti di sostegno all'economia nel 2020 in piena pandemia. Le indagini sono partite da un approfondimento sui soggetti beneficiari di finanziamento. Tra le posizioni sospette è emersa quella di una società che aveva ottenuto a luglio 2020 la somma di 3 milioni, dichiarando che l'attività esercitata era stata sospesa a causa della pandemia. La finanza ha invece scoperto che si trattava di un'agenzia di recupero crediti e che aveva potuto legittimamente operare durante il periodo della pandemia. L'amministratore della società è stato quindi denunciato per reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche che prevede la reclusione fino a 3 anni. Sì alla velocizzazione della Mare Chiese, ma niente tracciati alternativi a quello attuale. Questa è la posizione della provincia di Rimini sulla riqualificazione della mobilità dell'entroterra riminese. Facciamo il punto. Riduzione delle auto in circolazione, intermodalità e potenziamento del trasporto pubblico locale. Questo è l'indirizzo della provincia di Rimini nello sviluppo della mobilità dell'entroterra, a partire dalla principale arteria di traffico, la via Mare Chiese. Il Comitato Valmarecchia Futura chiede una viabilità alternativa a quella attuale. Niente da fare per via Dario Campana, che punta alla riqualificazione dell'esistente con corsie di sorpasso e più mezzi pubblici per non spopolare gli antichi borghi. Penso che sia difficilmente immaginabile una soluzione di una strada a 4 corsie lungo la Valmarecchia, sia per gli spazi, sia per anche il territorio fragile dell'alta Valmarecchia, sia per il fatto che non si possono bypassare certamente i centri abitati, perché creeremo, come è successo con la nuova E45, delle alternative che poi lasciano isolati, lasciano abbandonati i comuni più piccoli, e questo sarebbe certamente un invito anche a una disincentivo ad abitare quei luoghi. C'è chi vorrebbe un'autostrada per connettere più velocemente la costa con Pennabilli. Nel XXI secolo abbiamo capito che le infrastrutture vanno tutte connesse, vanno messe a regine nel rispetto anche delle comunità che in qualche modo possono sentirsi non cittadini di serie B, ma cittadini alla pari di quelli che vivono nelle aree metropolitane, se c'è un trasporto pubblico ovviamente degno. Se ci sono strade che consentono lo spostamento, ma non possiamo moltiplicare le autostrade e le alte velocità in tutto il paesaggio italiano. Veniamo al fronte Covid. In Emilia-Romagna sono ancora sopra i 1.500 i nuovi contagi di coronavirus, rilevati su poco più di 9.500 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, mentre non si registra alcun nuovo decesso. I morti con Covid da inizio pandemia hanno superato quota 18.000. Per quanto riguarda i ricoveri, nelle terapie intensive sono stabili con 20 pazienti, mentre continua il calo negli altri reparti, dove i positivi sono 569, 14 in meno in 24 ore. Complessivamente sul territorio i casi di infezione attiva sono 16.655, dei quali il 96,5% in isolamento domiciliare. Uno strumento per misurare quanto fatto sul territorio, questo è il bilancio di missione presentato qualche giorno fa da CISL Romagna. Vediamo. Il titolo scelto è Esserci per cambiare, a sottolineare la propria presenza sul territorio romagnolo, con 51 sedi e il 30% delle quali in zone a rischio spopolamento e con carenza di servizi, e la significativa attività quotidiana svolta da 108 operatori sindacali, collaboratori e volontari. Questi sono solo alcuni dei numeri presentati da CISL Romagna all'interno del quarto bilancio di missione. Si tratta per noi di uno strumento molto importante, quello della rendicontazione sociale, di verifica della nostra azione sindacale sul territorio, ma anche uno strumento di conoscenza molto importante che vogliamo portare all'esterno proprio per interloquire con l'azione di altri soggetti che operano sul territorio, che sono i nostri stakeholder.
Dal bilancio di missione di quest'anno emerge la fotografia di un biennio, quello che ci siamo lasciati alle spalle, 2020-2021, ancora molto complicato e difficile a causa della pandemia e degli effetti che questa ha portato sul piano economico e sociale anche all'interno delle nostre comunità. In questo quadro il sindacato risulta ancora essere un punto di riferimento molto importante con la nostra azione di tutela, la nostra azione contrattuale che abbiamo portato avanti su tutto il territorio romagnolo con grande forza e con grande determinazione, anche e soprattutto rappresentando quell'idea molto forte che noi abbiamo di tradurre la nostra azione in un sindacato di prossimità, un sindacato vicino alle persone ma soprattutto vicino ai bisogni, cercando di tradurre questo ovviamente nelle azioni concrete che poi portiamo a sostegno delle persone che rappresentiamo. A Bologna ora, dove si festeggia l'ottavo centenario del discorso di San Francesco da Piazza Maggiore con la 14ª edizione del Festival Francescano, un evento che certamente unisce la comunità dei fedeli ma anche per riflettere sui temi di attualità. Fiducia oltre la paura è il tema attorno a cui ruota la 14ª edizione del Festival Francescano al Via in Piazza Maggiore a Bologna. Un'occasione per riflettere sul significato profondo della parola fiducia alla luce degli eventi drammatici degli ultimi tempi, come la pandemia, la guerra e la crisi climatica. Un anno particolarmente importante per la comunità francescana e per i fedeli, perché ricorre l'ottavo centenario del discorso di San Francesco proprio dalla piazza principale di Bologna. Tanti gli eventi e workshop previsti in una 3 giorni ricca di ospiti, tra cui grandi nomi dell'ambientalismo internazionale come l'attivista indiana Vandana Shiva, ma anche la giornalista Milena Gabanelli per parlare di clima, ruolo delle donne e collettività. Abbiamo bisogno di recuperare fiducia nel dialogo, anche quella immagine che abbiamo messo nelle locandine, questo lupo accarezzato dalla mano di Francesco, è un fioretto che parla immediatamente a tutti. Il lupo, dice il fioretto, non è cattivo, ha fame, no? E gli abitanti di Gubbio non sono cattivi, hanno paura del lupo. Allora, se c'è qualcuno, come nel fioretto Francesco, che spiega i motivi di questa paura, ecco, con il dialogo si può ritrovare fiducia vicendevole. Abbiamo bisogno, insomma, di recuperare fiducia oltre ogni paura. Per l'ultimo appuntamento del festival I suoni e le parole, questa sera al Teatro Masini di Faenza l'inedita esibizione del pianista baritono Raffaello Bellavista e Marco Castoldi in arte Morgan. Un duetto inedito, quello tra il tenore emergente Raffaello Bellavista e l'artista Morgan. Saranno loro a salutare il pubblico faentino dopo un'estate ricca di eventi, con un concerto al Teatro Masini incentrato sul cantautorato italiano ed internazionale. Ci vediamo sabato 24 settembre, ore 21, nel magnifico Teatro Masini di Faenza, dove ci saremo io e il grandissimo cantante e cantautore Morgan per uno spettacolo tra cantautorato italiano ed internazionale. Un grande omaggio alla nostra Italia. Il pianista cantante di Brisighella, considerato uno dei nastri nascenti della musica lirica italiana, è inoltre tra i candidati al Premio Eccellenza Italiana 2022. A presiedere il direttivo, Santo Versace e Giorgio Lombardi. Una grande soddisfazione questa candidatura, diciamo incrociamo le dita, ma si fa ben sperare il fatto che siamo candidati, ma soprattutto che ci hanno chiesto di scendere il 14 d'ottobre nel Palazzo della Santa Sede San Carlo ai Catinari, e quindi incrociamo le dita, ma sicuramente sarà una bella soddisfazione. È il momento dello sport, la linea ad Andrea Zanzi. Grazie Elisabetta e bentrovati su TR24 Sport. Partiamo subito spostandoci sul portale tr24.it per scoprire come il Cesena abbia sprecato un'altra occasione per festeggiare la conquista dei 3 punti di fronte al pubblico amico, incassando solo un pareggio nel match casalingo con la Pontedera. Ai bianconeri non è bastato l'iniziale vantaggio a firma di Udò, diagonale vincente al sesto, visto che ad inizio ripresa è soprattutto Corazza a divorarsi il raddoppio in almeno 3 occasioni differenti.
Per i padroni di casa si rivela così fatale il calo accusato nel finale di gara, quello che permette al Pontedera di guadagnare terreno fino al pari firmato da Benedetti con un colpo di testa diretto sul secondo palo, a 10 minuti dal termine. Il Cesena non riesce più a rendersi pericoloso e allora la sfida va in archivio con un pareggio che prolunga il momento di difficoltà accusato nelle ultime giornate. Tutto ciò, come detto, per quanto riguarda il calcio, ma ora parliamo anche di basket, in particolare del gruppo degli italiani di Forlì, che potrà contare su due elementi di spessore come Luca Pollone e Daniele Cinciarini, entrambi reduci dall'eliminazione in semifinale playoff con le maglie di Chiusi e Ravenna. I due neobiancorossi si sono detti orgogliosi di vestire la maglia dell'Unieuro. Sentiamo. Due innesti che hanno irrorato l'organico dell'Unieuro di elementi chiave per il gioco di coach Martino. Luca Pollone e Daniele Cinciarini hanno accettato la sfida di rappresentare ai massimi livelli il club biancorosso e non vedono l'ora di debuttare in campionato. Sono contento di essere qua a Forlì perché è un percorso di crescita rispetto agli anni passati, mettendo nuovi obiettivi e cercando di crescere sia come giocatore ma anche come squadra con obiettivi più alti. Sono contento del gruppo che si è creato perché ci troviamo bene assieme, ci divertiamo e ci piace passare del tempo assieme, che non è una cosa così facile da trovare. Parla da senatore Daniele Cinciarini, lui che a Forlì aveva già fatto tappa agli albori della sua carriera e che ora in biancorosso torna con l'obiettivo di mettere a frutto la sua classe e l'esperienza accumulata in anni di militanza nella Serie A2. Il gruppo è totalmente nuovo, quindi sarà questa la prima sfida, insomma, da accettare, da cercare, ecco, da fare il prima possibile gruppo. Però, come diceva anche Luca, la cosa speciale è che mi ha, insomma, sorpreso un po' in queste prime settimane è il fatto di avere la sensazione con molti di aver già giocato insieme. È un feeling importante, perché in una squadra totalmente nuova avere queste sensazioni promette molto bene, ecco, per il futuro. E sempre a proposito di Serie A2, anche l'Orasi Ravenna si sta preparando al battesimo del fuoco con Pistoia. Gara d'esordio per i giallorossi, prevista per il 2 ottobre. Sentiamo. Coach, lo tesoriere, un precampionato con la Supercoppa, insomma, non è andata molto bene, con 3 sconfitte su 3, è preoccupato per l'avvio del campionato? Il precampionato e la Supercoppa ci ponevano subito davanti a degli avversari che hanno degli altri obiettivi di classifica, quindi avere 3 squadre di questo livello nello stesso gironcino naturalmente può anche alterare chi magari giocava in un girone con delle squadre che come noi ambiscano alla salvezza, e quindi anche questo poteva aiutare magari a portare a casa delle vittorie più agevoli. Però io sono contento soprattutto delle 2 partite disputate a Ravenna, perché stiamo dimostrando piano piano la crescita sulle situazioni su cui stiamo lavorando, e allo stesso tempo i ragazzi stanno vivendo sulla propria pelle, essendo una squadra molto giovane, quello che è il gap anche di esperienza che possiamo avere rispetto alle altre squadre. Ecco, a proposito del 2 ottobre sarà il battesimo di fuoco, che gara sarà? Contro Pistoia sicuramente sarà una gara molto molto dura, perché Pistoia ha confermato lo zoccolo duro di una squadra che come noi però giocava lo scorso girone, ha chiuso 3ª in classifica la scorsa regular season, ha disputato la semifinale essendo eliminata da Verona, che poi è stata promossa in A1, quindi hanno mantenuto lo stesso allenatore, hanno mantenuto 5 giocatori, quindi sicuramente la loro solidità, che è stato il loro marchio di fabbrica lo scorso anno, sarà una componente alla quale dovremo fronteggiare in maniera importante. È tutto per questa edizione, vi ringrazio per essere stati qui con noi, arrivederci. È il momento del meteo, sentiamo le previsioni con Andrea Raggini. Thank you.
Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. Proprio in queste ore una perturbazione sta portando precipitazioni diffuse in Emilia-Romagna che risulteranno insistenti e a tratti abbondanti sul nostro Appennino. La giornata di domenica 25 settembre si aprirà con nuvolosità diffusa, ancora cieli spesso grigi, specialmente sul nostro Appennino e sui settori centro-orientali con residue precipitazioni. Durante la giornata saranno possibili schiarite temporaneamente anche ampie, ma la possibilità di qualche rovescio continuerà a esserci anche nel pomeriggio sul nostro Appennino e sulle basse pianure dell'Emilia al confine con Lombardia e Veneto. Sarà quindi una giornata prettamente variabile. Ventilazione che ruoterà da nord-ovest, mare mosso. Temperature minime che subiranno un aumento saranno comprese tra 14 e 17 gradi. I valori massimi saranno in aumento sull'Emilia, generalmente compresi tra 18 e più 22 gradi. Per questo appuntamento è tutto, buon proseguimento di serata da Andrea Raggini. E prima di chiudere andiamo a rivedere i titoli di oggi. Domenica di voto per oltre 3 milioni di emiliano-romagnoli chiamati alle urne per eleggere il prossimo Parlamento. Alla Regione sono assegnati 29 seggi per la Camera e 14 per il Senato. L'incognita maggiore resta quella dell'affluenza. Sono stati migliaia i giovani scesi in piazza per lo sciopero globale per il clima indetto da Fridays for Future. Bologna e Forlì hanno risposto all'appello con centinaia di persone tra canti, balli e gli interventi degli attivisti. L'aumento dei costi per gas ed energia elettrica sta mettendo a rischio l'attività dei 45 ospedali privati in Emilia-Romagna, i cui bilanci 2022 sono già compromessi, al punto da richiedere l'intervento dei soci. È quanto denuncia l'associazione AIOP regionale. Sì alla velocizzazione della Marecchiese, ma niente tracciati alternativi a quello attuale. Questa è la posizione della provincia di Rimini sulla riqualificazione della mobilità dell'entroterra riminese. A Bologna si festeggia l'ottavo centenario del discorso di San Francesco da Piazza Maggiore con la 14ª edizione del Festival Francescano, un evento che unisce la comunità dei credenti, ma anche spunto di riflessione sui grandi temi d'attualità. Calcio, il Cesena non riesce a sbloccarsi nel match contro il Pontedera e incassa un altro pareggio casalingo. Ai bianconeri non è bastato l'iniziale vantaggio firmato da Udo per evitare la rimonta degli ospiti a segno con Benedetti. Si chiude qui questa edizione serale del nostro notiziario. Vi ricordo come sempre che potete seguire tutti gli ultimi aggiornamenti sul nostro portale online tr24.it. Grazie per averci seguito e buona serata. SIC, società Italtecnica Cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech, da sempre, propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale.